conferenze stampa più delicate sono roba tua. Ho avuto anche la TV l'altra volta, non mi faccio mica mancare niente subito. E vabbè. Ma senza fare che stiamo andando adesso, senza fare il pubblico che ci si aspettasse una folli più sul petto, sia in termini di intensità da parte di qualcuno attore in particolare che in termini proprio di produzione, di proposta di gioco. Ma sentivo che lo dicevi anche prima al loro allenatore, però. Cioè, secondo me, almeno vista da dentro, cioè noi non abbiamo, non è che abbiamo fallato di intensità o mancato intensità, il problema è che cioè, purtroppo non abbiamo gestito bene la pressione di questa partita, siamo partiti proprio contratti, i primi due quarti, in maniera pazzesca, cioè abbiamo fatto veramente fatica su tutte le situazioni anche preparate, a renderci conto di dove dovevamo andare, cosa dovevamo fare. Perché vabbè, insomma, si sa che era una partita che contava, ovviamente noi avevamo una partita in meno, quindi con questi due punti saremmo stati un pezzo avanti, ecco. In realtà poi nel secondo tempo si è visto un po' di più quello che avevamo preparato e il problema è che in questo momento ci conosciamo ancora un po' poco cioè non mi sembra una situazione disastrosa perché lo spogliatoio, anche le facce, mi sembrano facce giuste, mi sembrano facce gente che ha voglia e che sa di poter fare, però in questo momento dobbiamo toglierci questa scimmia dalla spalla, che è una vittoria che secondo me corrisponde a quella poi di Lodi dell'anno scorso. L'anno scorso dopo la prima, poi siamo andati a cascata, no? In questo momento ci manca proprio la fiducia del risultato positivo. Però su quello che dici tu non credo che noi abbiamo mancato di intensità. Siamo di... nervoso, sì, cioè ti dico, vista da dentro mi sembra che abbiamo lottato su ogni pallone. Il fatto che comunque loro sono una buona squadra e anche loro non c'è da dimenticare che venivano da una situazione terribile perché hanno perso 3 partite in fila, credo di un punto. E quindi sai, partita molto nervosa, il punteggio si è alzato solo nell'ultimo quarto quando i ritmi si sono un po' alzati. Però ha prevalso forse di più la loro qualità e il fatto che fossero insieme da più tempo. Ecco. Probabilmente con una settimana in più sarebbe andata a finire diversamente, immagino. Però ovviamente qui segui, ma purtroppo non ci salviamo. Ecco. Dobbiamo sperare di fare il primo risultato positivo. E fatto quello, credo che poi dopo la cosa sia difficile, ma sia in discesa. Inevitabile la domanda sull'allenatore che era sulla graticola quasi ufficialmente in settimana, hai notizie diciamo adesso? No, di adesso non so niente, però guarda, l'unica cosa che ti posso dire io è che non credo che sia l'allenatore il problema, cioè mi sembra che ci siano stati tanti cambiamenti quest'anno a Forlì come ci sono stati l'anno scorso e cioè, credo che bisogna dare all'allenatore il tempo di giocare con i suoi giocatori. Ovviamente sappiamo tutti che il tempo non è tanto, però credo che dobbiamo essere bravi anche noi ad aiutarlo e riuscire a capire e a tenerci a quello che lui ci dice, perché io sono stato qui l'anno scorso e sono qui quest'anno più o meno nella stessa situazione e il suo metodo non è cambiato, non è che lui non ci dica le cose o sia secondo me in confusione, cioè lui ci dice le cose, spiega quello che spiegava l'anno scorso, abbiamo gli stessi problemi che abbiamo avuto le prime 3 partite che è arrivato l'anno scorso, cioè mi sembra proprio di vedere la fotocopia di quelle partite, siamo lì, con Imola perdemmo dopo un supplementare, a Scafati siamo stati sopra e poi dopo ci hanno superato perché nel momento, anche oggi quando recuperavamo, nel momento proprio importante ancora ci scolliamo. Come dicevo prima, credo che sia importante il risultato utile, ti fa sì che che tu acquisisca una fiducia che non ti faccia scollare e una settimana in più fa sì che tu assimili meglio ovviamente quello che l'allenatore ti dice, perché puoi essere bravo quanto vuoi, ma tanto alla fine è un gioco di squadra, quindi talento o non talento è importante che cominciamo e impariamo e miglioriamo nel giocare insieme. Sul -6 la difesa decisiva
quando vedi Green andare al terzo tempo, fare canestro sotto mano, senza aiuti lì. Però questa è una questione da, cioè, tecnica. È una questione tecnica, però tu arrivi che sei meno, sei sotto di 18, mi pare, e tu rimonti, arrivi a un punto in cui è fatica mantenere la lucidità durante tutta la rimonta, soprattutto quando ti avvicini, quando sei veramente lì. Io mi ricordo quando giocavo con le giovanili, giocavamo contro la squadra di Milano, finivamo sempre sotto di 12-15 punti, arrivavamo a 4-5 punti, inevitabilmente quando arrivavamo a 4-5 facevamo sempre l'errore. È una questione mentale, è una questione che quando ti manca poco così, come ti dicevo prima, devi trovare l'amalgama giusta, devi avere la lucidità e devi avere anche la fiducia che in quel momento la partita giri dalla tua parte. Cioè, noi l'anno scorso abbiamo avuto per tante occasioni la fiducia che la partita girasse dalla nostra parte. Se tu pensi a due o tre situazioni che abbiamo affrontato e in cui abbiamo vinto, avevamo Ferrara, Iesi, Udine forse la peggiore, cioè eravamo sempre stati sotto, poi dopo l'abbiamo girata, però eravamo in fiducia pensando di poterla girare. In questo momento non siamo in fiducia e non pensiamo di poterla girare. Se ci fosse una scintilla o noi facessimo un po' meglio e riuscissimo a vincerne una, quella dopo, se arrivi in questa situazione qua, dici, la tua memoria ricorda il fatto che tu l'altra l'hai vinta e quindi ricordi l'episodio positivo, no? Qui ricordi sempre l'episodio negativo, ed è la stessa situazione che avevamo l'anno scorso anche quando abbiamo cambiato allenatore. Con Imola abbiamo ricordato l'episodio negativo e abbiamo perso un supplementare. Avessimo giocato dopo 4 partite, quella lì la vincevamo al tempo regolamentare. Purtroppo credo che sia solo una questione di conoscerci meglio e di trovare la fiducia in noi stessi, perché per tanti motivi Mike non c'è stato per tanti mesi, TJ è arrivato settimana scorsa e faceva il cambio di uno di cui non avrebbe dovuto fare il cambio, io non ho mai giocato, è evidente che non siamo super allenati, nel senso super in forma fisicamente, super competitivi, super in fiducia. Però credo che ci voglia poco per far girare una cosa del genere. Quindi speriamo che succeda.